Oh. Camillo, esperienza. Buonasera. Buonasera. Anche lì. Cucina. Belle cotte. Tutte so. Dove sono cucina? Dove è la cucina? Guarda qua. Qui c'è ragazzi? Tutti uomini? Tutti ragazzi a fare a mangiare. No, qui siamo il vino, si vede. Ah, voi siete Briachella. Ho capito. Diamo il gottoriero. Dove sono? Eccole. Volevo vedere che non c'era le donne a fare da mangiare. Eh no. Come va? Benissimo. Benissimamente stanche? Abbastanza. Insomma, eh. Avete governati bene queste gentacce? Sì, eh. Che scappi. E scappa. Guarda che belle vuoi, Gianchi, va. Oh, mi ora torno a farvi le foto dopo, eh. Grazie. Ora vado a questa omenaccia qui fuori a sentire che mi dicono. Vai. Scusami. Grazie. Allora. Comincio a barcollaio, eh. Sotto la rocca, ho fatto anche le nostre bandiere, lì, là. L'onorando lo conoscete. Biscio e puzzo anche, scusate se il ballotto ma ce l'ho. Capitano. Michele, vedi il sorridente Michele. Allora, capitano, dove? Allora, mezza crepa che è limitato con la fune. Scusa, ma è la vecchiaia, è la stanchezza. Cos'è con la panda? Sì. Io la domanda. La panda? Dopo ti fa la domanda io mentre mi fai intervista. Ah, poi non c'è problema. Con la panda? Sì, con la panda per venire a trovarti più lui. Con la panda, la panda. Ho comprato la panda. Sono innamorato. Diceva mia moglie, pida 500, no? Ho con la panda. Fermo. E domani l'altro può allumiere con la panda. Ma vai da qui? Sì, sì. Da qui per allumiere? Sì. Poi devo tornare a Siena, però. Discorso familiare questo. Allora, capitano. Purtroppo Carlo ha avuto un infortunio a una gamba, l'hanno sistemato stamani. E ha rimediato, fra virgolette, Michel che tra l'altro conosce bene anche il cavallo. Sì, allora la parola rimediato non è che mi piace tanto, no, comunque sì, abbiamo, come ho detto a tutto il popolo della mia contrada, noi abbiamo creato un progetto con Carlo e con Michel. E nella sfortuna che ha avuto Carlo e che abbiamo avuto noi di non poterlo montare, abbiamo la fortuna che chi era nel progetto è anche l'allenatore del cavallo, quindi per me non cambia nulla, siamo comunque sia convinti come lo eravamo prima del palio di ieri a Siena e lo saremo fino a domani. Ma io rimediato per lui, lo sa che io lo stimo, quindi non è rimediato per... Perché non c'è Carlo, quindi si passa a... Che palio è? Mi sembra ingarbugliato. Sì, sicuramente non è un palio semplice. Il palio è sempre palio. Sicuramente quest'anno, come hai anche pubblicato te, ci sono stati diversi cambi di monta, cavalli che si spostavano, okay. Quindi sicuramente... È un palio da correre, è un palio da essere cattivi nella parola paliesca, però noi siamo pronti a essere pronti, scusate il gioco di parola, ma a essere pronti a tutto, perché abbiamo le carte regole per fare sia un palio a vincere, che è quello che vogliamo, ma sia un palio anche se c'è bisogno in difesa. Cavallo è...
può lasciare solo il dubbio dei quattro giri e Luca, ma un cavallo è a Milano, arriva secondo di mezzo muso e il terzo è a tre lunghezze, l'avevo detto, un mezzo sangue puri, no? No, quello sicuramente è un cavallo che la qualità ce l'ha. Sinceramente, come tutti, abbiamo dovuto aspettare un po' la prima prova che abbiamo fatto 2 settimane fa per capire se effettivamente si poteva adattare. E sinceramente ci è andato discretamente già dalla prima prova e a quel punto anche a casa abbiamo lavorato con dei lavori più mirati per la nostra pista, l'abbiamo riprovato e secondo me c'è da crederci veramente tanto su questo cavallo. È un cavallo che è da quando ha debuttato che ci abbiamo gli occhi puntati addosso e ora ce l'abbiamo qui nella stalla nostra. Bene, insomma è un bel pezzo, se la distanza ritorna è sicuramente da battere, vero Michel? Sì, sicuramente c'ha. Ciao Camillo. Hai mezzi per poter riuscire a vincere. Come ce l'hai sentito in questa cosa? Bene, ero venuto a provare un altro cavallo. Non sposti il bicchiere, scusa, se lo butto il terra, grazie. Ero venuto a provare un altro cavallo, c'era anche lui e abbiamo lavorato insieme, l'ho visto molto bene, poi ieri, oggi l'ho montato io e mi è piaciuto molto. È andato bene, ce l'ho anche io vista. Sì, si muove bene, ci galoppa bene lì dentro. Dai, è un'altra opportunità. È una buona opportunità, cerchiamo di fare il massimo e di fare per bene. Dove si toglie un cavallo e toglie? Dove si toglie un cavallo e toglie? Ma è difficile perché sono tutti bei cavalli competitivi, quindi penso che è una corsa aperta a tutti. Un bocca al lupo. Il priore eccolo qua, il priore lo so chi è, lo so. Anche te ora sta cominciando a essere... Sono nuovo. Mi sono visto a intrecciare gli occhi, amico. Che ci hai fatto per ultimi? Eh? Ci hai fatto per ultimi? Bella, io sono innamorato, più ci vengo e più sono innamorato di Biancastagnani. Non sapevo che c'era l'ascensore. Ah, sì. Perché sei andato a cercare il coro. Ti sono spostati perché c'hanno un problema lì. Ho fatto l'ascensore. No, dai, ti prego. Non ho fatto un pezzetto di salita, ma Dio di potere. Un pezzetto impegnativo poi. Fantastico. Bene, allora. Domanda semplice. Sì, semplicissime. La pista. La pista è un gran bell'impianto. Ai livelli favorevoli e ai livelli scelti. Ero di quelli favorevoli già da quando... Anche le amministrazioni precedenti avevano proposto di fare una pista, si parlava di altri spazi, di altre strutture e io ero tra quelli favorevoli anche a quei tempi, quindi... Poi è venuta uno spettacolo. È venuta molto bella, sì, e non è ancora terminata, ma dobbiamo essere bravi noi, è una grande responsabilità questa, una grande responsabilità per tutte le contrade. Sì, perché quella veramente non è solamente per quello principale, ma può far tanto. Quella è un qualcosa che può far vivere Piancastagnaio dalla parte ippica e non solo per tutto l'anno, quindi deve essere un'opportunità. E lì ci va anche un concerto. Ci va tutto, quello è un parco che può accogliere tutto, ma rimanendo sui cavalli anche lì 2, 3, 4 sessioni, entrare in un mondo anche esterno, cercare di diventare un appuntamento fisso, un paese che può dare qualcosa, insomma c'è tante possibilità, dobbiamo essere bravi. Bene, ora bisogna essere bravi a vincere. Bravi a vincere da me dipende poco, anzi direi quasi niente, mi auguro che la Cabala sia dalla nostra parte, io quello che potevo l'ho fatto, nel senso che la contrada ha lavorato bene anche quest'anno, ha messo il capitano in condizioni di poter giocarsi le proprie carte, sicuramente alla pari degli altri, se non qualcosa di più. Mi dicono che il cavallo sia un buon cavallo, penso che ci diremo la nostra, dai. Le feste le fogli. Allora, questi bei vici, chi sono? Il vicepriore e il difensore del magistrato delle conti. Ah, ecco, il vicepriore, tutte belle questi vicepriori, che ancora trovo una bella. Giovani e carine, E poi di persone avvocato anche lei, come... Avvocato. Vedi, vengo di là, almeno... come quello di... che cosa... Ma come lo fa di persone ad essere avvocato,
Sì, fa comodissimo, perché comunque sia, anche se il difensore non deve difendere la propria contrada, comunque è un'impostazione. Il difensore che fa? Diciamolo, signore. Che il difensore in realtà è il difensore della festa, quindi di tutta la festa, e in teoria dovrebbe non difendere la propria contrada, ma in generale ogni evento che è collegato al palio e il palio stesso. E mi sembra che come difensori, come magistrato delle contrade, questa responsabilità ce la siamo presa, la stiamo portando avanti. Anche l'intento, chissà se ce la faremo, magari di gestirla questa pista, che veramente è una bellissima struttura e appunto ci apre proprio il campo a tante possibilità. È difficile quest'anno perché è tutto nuovo, quindi il ruolo del magistrato delle contrade è stato estremamente difficoltoso, non lo nascondo, e anche un po' di patema d'animo ce l'abbiamo, perché ci preoccupiamo che vada tutto bene. Speriamo che vada tutto bene, noi ce l'abbiamo messa tutta, cercando di rispettare le regole e soprattutto di farle rispettare, perché questa è la cosa importante. Bene, complimenti, grazie. Complimenti e grazie anche a lei. Perché voi andate di pari passo con il magistrato delle contrade. Noi facciamo parte del magistrato delle contrade. Il magistrato delle contrade è un organo collegiale che è composto dal rettore, il prorettore, rettore nominato dalle contrade e sindaco, e il prorettore, che invece rappresenta l'amministrazione comunale, che fa le veci del rettore quando il rettore non c'è, come purtroppo in questo momento, e i difensori di ogni contrada con i vice difensori, laggiù abbiamo il mio vice difensore, che appunto presentano le istanze delle contrade all'interno del magistrato, e è un organo collegiale che appunto decide al suo statuto, alla sua struttura e anche le modalità chiaramente di approvazione. Diciamo che il palio lo gestisce il magistrato delle contrade, quindi è una responsabilità nostra. Quello che succede domani e diciamo anche la riuscita della festa, chiaramente con l'ausilio dell'amministrazione comunale, le contrade e il magistrato, in corresponsabilità, e il magistrato ci deve mettere del suo, ci proviamo. Mi è piaciuta dare le missioni Bruni? Assolutamente sì, perché comunque Bruni ha fatto un ottimo lavoro e finora, insomma, oltre che essere anche un nostro contradaiolo, ecco, il magistrato è un rettore che ci ha rappresentato, vabbè, è giustamente rispettosissima delle sue scelte, però insomma ci ha messo nelle condizioni comunque di portare avanti un lavoro già avviato, terminato, fatto insieme, quindi non ci ha messo in difficoltà, non l'avrebbe mai fatto, quindi sì, è chiaro che sono dispiaciuta come sempre, perché il percorso è stato fatto insieme e mi faceva piacere concluderlo. Tutto qua però. Benissimo, grazie. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Bene, è tutto. Questo fa. Bene, con questo forte palio io vi saluto e vi do appuntamento a domani mattina per la Serie dei Fantini. C'è anche arrivato il rinforzo Roberto Pannetti, moglie e figlio. A domattina.